Ciao a tutti! Buonasera, allora, scusate il ritardo, iniziamo subiterrimo che stasera abbiamo, qua è entrato che era ancora, dicevo che stasera abbiamo un bel po', cioè nel senso le solite due missioni ma sono lunghe. Abbiamo visto la volta scorsa una parte della profezia di Zeratul, mi scuso per il fatto che i primi praticamente 2 minuti erano mutati, in particolare i primi tipo forse 1 minuto scarso della profezia era mutato, ma ho fatto andare una canzone che l'ho fatta andare per 3 minuti, Twitch l'ha riconosciuta come per 6, quindi i 3 minuti dove parlavo io me li ha mutati proprio a prescindere. Il problema sta nel fatto che appunto non posso fare ricorso perché effettivamente la canzone c'era e io purtroppo ho semplicemente, cioè io purtroppo l'ho zittita non sapendo questa cosa, insomma è successo un casino. Va bene, allora iniziamo, facciamo continua. Adesso penso arriverà signor Orso, ma non so esattamente quando perché sono arrivata in tutta corsa a fare questa cosa. Sono le 10:10 e io appunto vorrei iniziare. Allora, guardiamo il cristallo adesso. Aspettate che entro intanto in chat, perché se no non vedo se scrivete cosa scrivete. Guardiamo il cristallo. Tornai sul nostro pianeta in rovina, Aiur. L'infestazione Zerg era ancora molto estesa. I resti essiccati dell'unica mente erano ancora lì. Una sinistra testimonianza delle battaglie perse. Sul nostro pianeta in rovina, Aiur. L'infestazione Zerg era ancora molto estesa. I resti essiccati dell'unica mente erano ancora lì. Una sinistra testimonianza delle battaglie perse e di quelle vinte. Sono un genio, ho parlato col muto, stavo dicendo, stasera sono di corsa, quindi non ho neanche fatto mente locale su cosa devo fare. Dicevo che avevo fatto partire il video senza l'effettivo mostrarvi, quindi insomma vabbè, va bene così. Allora, Echi del futuro, avviamo e vediamo un po' insomma. Ricordo la caduta di Valinor. Non mi piace molto l'idea di dover rivedere tutto da capo. Credo che non ci sia niente da fare. All'apice della vittoria, Minchia. unicamente Zerg divenne troppo sicura di sé. Ora, Minchia. tutto ciò che rimaneva della potente unica mente era un involucro contorto. Avevo bisogno di capire qualsiasi memoria rimanesse ancora in quella massa putrescente. Solo stabilendo un contatto con gli enormi tentacoli connessi direttamente alla corteccia ne avrei carpito i segreti. Eppure le torme dei suoi sottoposti, che parevano nutrirsi del suo involucro morto, si sarebbero dimostrate in qualche modo problematiche. Abbiamo capito che è arrivato il signore Orso perché ha iniziato a far casino. Ciao Orso. Non ho fatto casino. Non ho fatto casino. Povero Orsetto. Ciao Orso. Ciao. Allora, questo è in chat. Missione Echi dal futuro, è la terza. è?
Dobbiamo andare a vedere che cosa ci dicono i tentacoli dell'unica mente rimasta. Dopo ricordo che schifo. il maestro di Xeratul, quindi Tassadar, si era immolato per distruggere l'unica mente, quindi si era distrutto assieme all'unica mente, che governava tutti gli Zerg, quindi fra cui, salute, fra cui Kerrigan. E quindi praticamente Kerrigan cioè tutti gli Zerg si disperdono nell'universo per un certo periodo, c'è quasi calma perché gli Zerg agiscono come esseri individuali e non più come gruppo. Kerrigan ha il tempo di prendere la coscienza di se stessa, essendo praticamente a metà fra lo Zerg e l'unica mente, essendo quindi un Terran infestato, quindi capace di pensare, prende coscienza di se stessa e raggruppa tutte le unità Zerg sotto il suo dominio. Quindi in pratica è quasi come se, non proprio ma quasi, Kerrigan fosse, cioè quasi come se Kerrigan sia l'unica mente. Non proprio ma quasi, diciamo. Pensa a lei per il gruppo Zerg invece che l'unica mente. Va bene, questo succedeva alla fine di StarCraft con l'inizio di Brood War, più o meno. Va bene. Sono le guerre brutte. Esatto. Iniziamo. Comunque, volevo dire, tu mi hai detto e non c'era Devo nessuno in trovare un live. modo per stabilire una Aspetta. posizione e convocare rinforzi per tenere a bada gli Zerg. Lo so che non c'era Non nessuno in live, dobbiamo ma esitare. ti ricordo che io questa cosa la metto su YouTube. Oops. Gloria ai primogeniti! Questo fedele osservatore è rimasto di guardia fin dall'evacuazione. Le sue abilità si riveleranno certo utili. Damnation. Facendo un casino alla Madonna, però vabbè. Sì, ma Io questa cosa la sistemiamo Zark poi con le nuove cuffie. Allora, come Bella vedete, rovina, il rilevatore Azazel. vede tutte le unità Zerg che sono Sono ai vostri rintanate. ordini. Di qua. Bella rovina, Razzagal. Qua non c'è nulla. No, di qua non c'è nulla. Allora. Adempierò al mio dovere. Alcune di queste strutture abbandonate funzionano ancora. Dovremmo farne uso. Dobbiamo esitare. Ok. Questo antico faro vibra ancora di energia. Chiedo se. Ho racconti sui potenti colossi nascosti nel sottosuolo di Aiur. Il faro deve aver risvegliato quei terribili guardiani. Gli Zerg avvertono che la loro padrona morta è minacciata. Ah, ho capito. Allora, i colossi li lasciamo là sopra. Ah, già così proprio. Gli Zerg continueranno ad attaccare finché non saremo morti. Devo trovare la corteccia dell'unica mente e scoprire Qua, tutto ciò così, che sì. posso. Sì. No, 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 no. Tu ti devi spostare, però, sante patate. Ok. Mettiamo questo qua. Qua ne metterei un secondo. Abbonderei proprio di piloni, perché tanto ci serviranno. Ok. 5. Qua è già tutto fatto, qua no. Usando saggiamente gli osservatori, possiamo esplorare l'area prima di metterci in pericolo. Ok, qua mettiamo già gli osservatori avanti e iniziamo a creare un po' di unità. I colossi li lasciamo appunto qua sopra. Intanto l'orso ci Sarò dice come eletto. sta. Ok, Sto bene, abbastanza bene, dai. Aspetta. ti devi grattare.
Come sono andate le partite su Overwatch? Abbastanza bene. Cioè, no, cioè, in realtà no, in questi giorni non sono molto. Scargiante. Esatto, e quindi no, non lo so, niente. Sono i giustizia sarà fatta. Comunque, niente, adesso stavo guardando un po' di cosplayers che saranno a Lucca di Dark Souls, Bloodborne, per vedere cosa c'era di bello. Dobbiamo prepararci a difendere la base. I Zerg si stanno muovendo. E sì, sono proprio, cioè sono alcuni che sono veramente bravi, veramente, veramente bravi. Come è giusto che sia. C'è anche un'arena di Bloodborne e Dark Souls che hanno organizzato anche l'anno scorso e la organizzano anche quest'anno per quanto riguarda il come si chiama per quanto riguarda Meditazione. la appunto Lucca e fanno praticamente La delle mia vita non hai chiamiamole abbastanza minerali. battaglie, Non hai ma in realtà abbastanza sono delle minerali. cose pilotate Non hai abbastanza ovviamente, minerali. dove si sa già chi Siamo le vince, lame di eccetera, eccetera. Aiur. Non hai Praticamente abbastanza minerali. vanno a pestarsi a spadate e via. Buono. Divertente. Il gigante Jorn un po' magretto. Tutti sono perfetti. Annienterò i demoni del. Allora, qui dovremo fare dei potenziamenti. La mia vita Qui per continuiamo a Aiur. costruire perché, come vedete, io sono troppo abituata Shozak Mok Nul. a chiamare uno, quindi questo lo chiamo te. Come vedete, il prossimo Meditazione attacco sarà fra 3 minuti, terminata. quindi è il caso anche di muoversi un attimo. Ok. Hai abbastanza minerali. No, io sarò redento. Il Chiamiamoli mio comunque fardello è così. assai gravoso. Allora, questa missione si può fare in 2 modi. O il modo che sto facendo io, che è il più lungo, vi costruite l'armata e proseguite distruggendo. Qua perché si vede? Ah, perché questa è l'unica mente. Questi sono tutti gli overlord sorveglianti. E questa appunto è l'unica mente distrutta. Comunque dicevo, o fate come la sto facendo io, quindi creando la vostra armata e tutto il Sono resto, qui oppure per alleviare. lasciate Io sarò con redento. Zeratul nei vari posti. Il problema però è che è difficile, c'è chi lo fa benissimo, La mia è vita difficile e per molto spesso Aiur. ci morite, però si può fare insomma volendo. No, vabbè, niente, tu vai qua. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza Dai, minerali. muoviamoci. Non hai abbastanza minerali. Io per ora non sto costruendo nient'altro. Dovremmo costruire però un po' di torrette, un po' di altre unità, insomma. Ok, io non so se sia tu 9, ma va bene così. Molti piloni perché stiamo già raggiungendo la capacità limite. Annienterò i demoni del passato. Sono qui per Manderei Zeratul a distruggere questo e a prendere su Adempierò al questo mio dovere. e poi torna indietro magari. Shozak Mok. Ok. Costruiamo sempre, poi io vorrei un'altra po' di roba, tipo qua, così. Allora, se non ricordo male, questa è una piccola chicca che in I verità in Zerg pochi cercano di sanno. sopraffarci. Alle armi, fratelli! Se voi mandate una sondina con un minerale in mano a costruire, poi gli date, se non Io sarò sbaglio, redento. il C per il ritorno. Non mi ricordo se è il C o il D, forse il D. Comunque al COD fate le prove, dopo magari le facciamo se mi ricordo, torna indietro a raccogliere in automatico.
Vediamo se si può vedere. Sì. Dufuk, via, 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 via. Sì, ma in fretta, in frettissima proprio. Ah, un Verminaidus. Due Verminaidus. Maledetti. Sì, ma tu vai qui, maledetto. Ah, è sparito. Comunque ha più tempo di venire a rompere le balle a me. Va bene, allora qua costruiamo un altro po' di sondine e qua non dobbiamo fare nulla, magari facciamo potenziamento degli scudi appena posso. Intanto costruisco un santuario, no, costruiamo per prelevare dell'altro gas e costruiamo una fabbrica robotica, assolutamente. Ok, la mettiamo qua così. Così ci possiamo costruire nel caso altri colossi che sono perfetti contro gli Zerling. Ricordiamo questa cosa sempre molto utile. Non dovete lasciare i colossi da soli perché gli Zerling ve li distruggono, ma sono comunque perfetti per gli Zerling. Io però farei così. Perché in verità ho visto che... No, non hai capito. In verità ho visto che Zeratul da solo fa tanto. Della serie che posso mandare il gruppo da una parte e lui dall'altra. Ok. Ancora non posso evocare gente. Peccato. Non hai abbastanza minerali. Va bene. Ah, piloni, 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 piloni. Costruiamone un po' qua, un po' qua, un po' là. Va qua davanti e torna qua. Ok, tu metti qua la gente, tu vai qui, tu ti chiamiamo control 6. Gli immortali sarebbero ottimi, costano tanto, no? Non mi ricordavo così tanto. Sì. Stanno costruendo. Non fate come me, fate più ricerche, io ne faccio quasi zero sempre, ma non fate come me. Manca il laboratorio robotico, ma vorrei proprio ciccio piccio in persona. Che bella sono io, 9. Ciccio piccio addirittura. Ciccio piccio in persona, assolutamente. Vogliamo le massime... Laboratorio robotico, no, io voglio santuario oscuro. Questi capperi. Beh, tu continua. Ok. Cosa è successo? No, è che mi si è bloccato per un secondo il gioco. Ah sì, l'ho visto adesso. Ora, ciccio piccio, ci fai un santuario oscuro. E voi continuate a costruire zeloti, va? No, in verità vorrei che ciccio piccio, sempre lui, sempre il nostro caro amico. Che achievement hai da prendere qui? Uno per il tempo, ma non ce la faccio, dovrei lasciare. E uno... No, quello è game. No, dovrei lasciare con Zeratul. E uno, non mi ricordo sinceramente. Ci muoviamo, non visti. Dovrei andare a guardare, ma non ci sbatto. Ah, ma qual è quello difficile o quello normale? Quello normale è il tempo? Quello normale forse è il tempo, sì. Perché è fattibile, cioè ce la fanno tranquillamente in difficile. Però il problema è che rischierei di dover rifare la cosa più volte. Ah, quelle bianche addirittura. Prendeteli perché le blatte qui ci fanno pezzi, sono... Ok. Quando vai? Ah sì, tu vai qui. Ok.
Ora, in tutto ciò, adesso andiamo ad attaccare, finiamo proprio di costruire le ultime cose e andiamo ad attaccare. Cosa ho fatto? Questo no, però in verità i templari scuri non li faccio mai, però vabbè, dai. Ok, allora, iniziamo di qua. Magari tu sei Zera, tu... Tiratemi giù questo, tiratemi giù questo. Ok. Allora, se io facessi tipo... Questi portali sembrano funzionanti. Ah sì, è vero che qua puoi conquistare gli edifici. Sì. Ok, tu vai qui, vai qui, poi mi lasci... Poi mi lasci qui, vai qui, 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 qui. La mia vita per Ayur. Ok. Qui non c'è assolutamente nulla, serio? Sono ai vostri ordini. Allora distruggi un po'. Ok. Però, no, dai, ancora 2 minuti. Qua mi sono fermata. Oh, bella! Quindi li posso trasformare. E che li puoi trasformare? No, fino alla missione scorsa non potevo. Cosa? I cosi, i portali. Ah, sì, no, ma lo puoi fare questo, mi ricordo. A saperlo. Eh sì, perché inizia a fare boing, boing, boing. Esatto. Almeno costruiamo un po' di roba. Qua gente, iniziate a costruire. Uff, che Annienterò i demoni del passato. palle. Tu distruggi questo. In verità potrei anche far distruggere questo. Ok. Questo lo chiamerei 3. Allora a questo punto me ne servono degli altri. Allora a questo punto mi servono degli altri. Brava, brava. Ho fatto serio la cosa dei Miliani. Hai parlato bene. A posto. Qua torrettiamo un po', che tanto così non abbiamo Fagli eccessivi le mura di torrette. problemi. Esatto. Camperona. Camperino. E là, camperone. 5. Ma quello Zerafilli sta facendo piazza pulita? Sì. Io Mio fratello lo è lascio. assai Cazzo c'è? gravoso. Attenzione che l'attacco è tra poco, eh. Non Sì, dobbiamo esitare. ma li faccio tornare indietro in caso. Guardate che in realtà più distruggi, più in teoria dovrebbe arrivarne meno di Beh, dipende, perché prima è arrivato il Adempierò al mio dovere. Vermenaerus. Vive che spawnano a caso. Adultoritas, Zeratul. Eravamo 5, intrappolati prima nella matrice questo. d'energia del portale 5. quando è stato disattivato. Tu non è che me ne faccia molto. Arrivano gli Zerg! Ah, è vero che adesso ce ne danno un po'. Telano un po', in che Te senso? ne danno un po' di compari. No, continuo a sbagliare tasto. Tutto è in pericolo. Tutte le volte che liberi un edificio ti danno qualche. Perché vattene? Sante patate, si stanno facendo danno. Serio? Sì, attaccate questo però. Minchia, è finito con zero armatura. Sì, ma non so perché in verità non ho visto. Ok. Zio. Schifoso. Qua è morto tutto. Voglia. Recupero in corso. Quanto è lungo? Non mi ricordavo mica così lungo. Allora, Ctrl 3. Cosa?
Alle tenebre io compaio. Contro l'uno. Allora io vi mando qui. Shozak Mok Null. Contro 3. Ok. Dite a me. Adesso voi mi prendete questo e poi andiamo. Ma hai fatto i templari oscuri da qui. Viva in giro a menare la gente. Io fratello e assai. Pensa che è il bromino, io sarò redetto. No, ma senza. Faccio sempre casino. E ogni tanto si blocca e non capisco perché. Ce l'hai la sondina lì per prendere quello lì? Per prendere, no, ma adesso lo mando. Dai, ci state qui. Ok, allora andiamo di qua. Di qua. 9. Sì, mi sono fermata da produrre unità, ma all'effettivo non sarebbe da fare questa cosa. Hai bisogno di altro gas per spene. E allora produci questo. In realtà dovresti accompagnare un paio di eserciti e andare in giro. Sì, sì, no, ma infatti adesso vado. Bisogna di altro gas per spene. Qua siamo addirittura. E che tanto c'è la roba là sopra. Va bene. Allora. Annienterò i demoni del passato. Andiamo a far brutto di qua allora a questo punto. Qua c'è una sondina ferma? No. La cosa no. Va bene. Non è ancora completato il pilone. No, no, intendevo la sonda della serie del Salvatore. Io sarò redetto. Vieni qua. Che fa sempre comodo. Questo c'è un po' di roba. Sì, io ma qua di miniera di mediano. Ok. Allora, te li lasciamo qua. 9, vieni qua. E ma non posso ancora questo. Allora se nell'edificio che hai appena conquistato ti ha dato qualche soldato. Qua no. E qua no, neanche, anche perché era un laboratorio robotico. Io sono babba perché non ho fatto ricerche. Chi è che ci affermo qua? Ah, la sondina. La sondina la lascio ferma là, qua che tanto sono tanti. Ok, io farei che voi andate qua. E l'altra metà va tipo qua. Perché adesso. Un'ombra incombe sulla base. Infatti. Il resto gli zerg attaccheranno. Tu non vieni con noi? Tu non vieni con noi? Anche se no, tu dovresti stare in tempo. Tu dovresti stare 4, tu segui lui, che tanto è più lento. Allora prendete qua e andate ad attaccare. Io sarò redetto. Ah, è vero che gli obelischi sono quei due. Sono i vostri ordini. Adesso sono infestati. Ah, ci stanno attaccando. Vabbè. Allora voi andate qui. Anche se ce lo distruggo nel mente, però vabbè, non è importante. Annienterò i demoni del passato. Seguito è il tuo cerchio. Dite a me. Ok, uno di voi vorrei che venisse qua a prendere tutta sta roba. Ho fatto una cazzata, gente. Ho fatto una cazzata. Ok, voi tre se mi attaccate loro sono molto più felice. Ok, voi andate qui, tu Zeratul, sarebbe carino se tipo lasciassi via e venissi a leggere sta cosa, perché sì, perché sarebbe anche il caso. Ok, qui ne manca solo una di queste missioni qua. Manca l'ultima di queste missioni. Sì. Dolore. Sorpresa. Un idiota.
forse anch'io devo una competizione. Anch'io devo fare in verità, però Orso, se vuoi vai, tanto non è un problema. Per ora nessuno. Faccio una e poi torno. Sì, vai tranquillo, Orsetto. Vai tranquillo. Sicura? Sì, ti puoi fare. Arrivo. Loro sono tutti fermi. Allora mandiamo qui e Zeratul. Lo mandiamo qui. È pieno di minerali qui. Probabilmente in modalità difficile serve. Probabilmente in modalità difficile serve. Oggi non sono sgargiante. Devo dire che oggi non sono sgargiante. Mi sto un attimo perdendo in un bicchiere d'acqua. Però va bene. Ok. Molto avveduto. Voi potete blinkare gentilmente? Sì. Ok, dov'è Zeratul? Io sarò redento. Vieni qua. Ho già startato, entro la prossima. Ah, ok. Resto cosa con te. Va bene, grazie. Il secondo tentacolo dell'unica mente. Sento morte. E c'è anche il persecutore. Tanto. E c'è anche il persecutore? Ho detto, legge anche il persecutore il secondo tentacolo. Ah, ok. Allora. Faccio una cosa. Sono la voce dell'eclissi. Io ti dirò. I Zerg si ammassano vicino alla base. I Zerg si ammassano vicino alla base? Cosa desidero? Dove? Annienterò i demoni del passato. No, se ti facessero fuori la... No? Sì. Se ti facessero fuori la... la base, hai tempo a farli tutti, i tentacoli. Sì. No, non dirmi che... Ah, ok. Ah, no. Stop. Come la base è sotto attacco? Che palle. Non hai abbastanza minerali. Allora attaccate qui anche tanto. Sì, ma tanto non è. La base è sotto attacco. Come la base è sotto attacco? Non hai abbastanza minerali. Andagli sempre più scuro. Non hai. Sì, ma gli ho già mandato gli alleati e glieli ho mandati. Non hai abbastanza minerali. Si stanno... Io continuo a cliccare sulla mappa per vedere in altri posti. Non hai capito? Cliccheresti sulla mappa per vedere? No, io sto cliccando, ogni tanto mi viene da cliccare sulla mappa. Ah, ok, scusami. È giusto così. Tu continua a fare. È giusto così. Ecco. Esitare. Il terzo tentacolo dell'unica mente. E stavolta che non poteva stare. Non è importante. La soddisfazione di un piano messo in moto molto tempo fa. E il timore per il futuro. Sì, nel caso le competitive le faccio io da sola, nel senso che... No, da una mano via. Siamo domenica. Sì, domenica ci sta. Ah, mi dica? Non ti preoccupare, forse. Grazie. Sì, ma non dire con me. Grazie, Rosa. Di Vespone esaurito, direi che non è il caso di andare a recuperare un altro Vespone ora. No, vabbè, l'ha fatto, tanto che ce frega noi. Qui continua a creare i templari questi qua, l'altro templario, ma non sanno che io non li uso. Non sono proprio capace. Dovrei makearli e non c'è mai slot. Però sono molto potenti. Quindi sappiate che sono potenti.
e conviene sempre realizzarli. Se voi attaccaste questo, potrei farvi venire zero tu. Ok. Zero tu. Rientrerò i demoni del passato. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, vieni qua. E la missione il quarto tentacolo dell'unica mente. Una fine. Devo raggiungere la corteccia dell'unica mente per capire. Salute, fratello. Ti parlo. Bella. Dal grande vuoto. Non ho mai provato la donna del Zerto, e mai lo farò. Ma quel racconto dovrà attendere. Sono venuto a parlarti del coraggio di questa creatura. Coraggio? Era un abominio. Sono stati alterati. È stato loro imposto un singolo scopo assoluto: la distruzione della nostra gente. L'unica mente è stata creata con la ragione e la capacità di pensare, ma senza libero arbitrio. L'ante è in rabbia nella prigione della propria. Chi è stato? Perché? Lui no, ma l'unica mente. Ho un modo per resistere a tale. E ho una possibilità, una speranza di salvezza. La regina delle lame. Assurdo! Dalla schiavitù e così facendo salvare tutto ciò che esiste dalle fiamme. Non comprendo, fratello. Dimentica ciò che sai. L'unica mente ebbe una visione, la fine di tutte le cose. No! Questa visione non la sopporto! Basta! Ok. A livello difficile era entro 20 minuti e compie la missione anche del futuro a livello normale uccidendo 50 unità Zerg con Zeratul. Zeratul ne ho fatto 98, quindi siamo tranquilli. Come avete capito, quindi Tassadar è morto? Ma forse non morto? Chi lo sa? Cos'è? Cosa non è? Cosa sarà? Lo scopriremo solo alla fine della campagna, proprio la terz'ultima partita, tipo la penultima, una cosa del genere. Proprio di tutta la campagna, quindi ce ne vuole. E quindi insomma abbiamo capito che l'unica mente non era così cattiva, lo è stata, e quindi Kerrigan, che è cattiva ma per una questione che lei cerca vendetta contro Mesk che l'ha lasciata sul pianeta, però l'unica mente se ne è approfittata, diciamo così, per poter liberare, più che lei, penso comunque lei alla fine è morta, per poter liberare i suoi amati figli Zerg, solo che nessuno l'ha mai capito se non Tassadar andando nel vuoto praticamente, o meglio Tassadar probabilmente le cose già le sapeva, ma non aveva capito di tutta questa cosa intricata, non aveva capito esattamente che cosa fosse unicamente. Comunque. Va bene. Ciao Orso. A dopo. Allora.
Allora, adesso sarà una cosa complicata. No, ma non ci sono tanti spettatori, mi va bene, perché la prossima missione è un po' complicata. Va bene, allora continuiamo. Ok, parliamo con Tosh. Abbiamo un po' di progetti, nuovi progetti. Parliamo con Parlo Tosh. d'aria tormentata. Hai visto il mondo spirituale e hai avuto brutte notizie. Si tratta di Kerrigan. Sembra che l'unica mente abbia fatto di Kerrigan quello che è adesso per liberare gli Zerg da qualcosa, per metterli in rotta di collisione con i Protoss. È andato tutto nel modo peggiore. Ogni cosa alla rovescia. Là fuori c'è qualcuno in procinto di distruggerci tutti. Zerg, Protoss, sono razze forti. Quanto può essere terribile e potente qualcosa in grado di giocare col loro destino. Sì, ok, l'ho lasciato acceso prima di parlare e non farmi sentire il notiziario. Spaghetti atomic, fai esplodere il gusto. Ovviamente il notiziario non dice nulla perché noi in questo frangente teoricamente passano solo delle ore, e potremmo anche tipo fare una missione e poi fare gli altri. E quindi subito dopo queste missioni di Zeratul, noi non abbiamo fatto nulla nei vari pianeti, quindi nessuno ci viene a dire nulla, insomma. Nessuno da criticare. Allora, tubo di stasi Protoss e tubo di stasi Zerg si sono evoluti, quindi vediamo tubo di stasi Protoss. Va bene, forse ho superato i limiti del rigore scientifico, ma adesso sono convinto che questo cristallo abbia una specie, se non di sensibilità, almeno di tendenza. Ieri notte ho messo nel tubo di stasi un nanocostruttore rotto e oggi funziona a meraviglia. È in grado di fare cose che prima gli erano impossibili. Se solo riuscissi a capire cosa c'è dietro, potrei fare cose incredibili per la riparazione automatica. O persino fabbricare armamenti avanzati in modo pressoché istantaneo. Le possibilità sono illimitate. Sul fronte delle notizie meno confortanti, il livello di energia conservato nella matrice del cristallo non è aumentato affatto, nonostante il cristallo continui a crescere. Quindi deve trasferirla in un qualche modo da qualche parte. Ci stanno, fondamentalmente, queste cose ci stanno dicendo come si creano. Questa qua sarebbe quella pallina che vedete quando create una struttura. Sta più o meno studiando, Settman sta più o meno studiando come si creano le cose, in particolare sarebbero in questo caso le strutture Protoss, in questo caso sarebbero penso tipo le uova Zerg, da cui nascono appunto tutti gli esemplari Zerg. Tubo di stasi Zerg dice: il campione Zerg ha sviluppato una grossa corteccia neurale. Ho notato che reagisce a stimoli esterni, ma in modo davvero inquietante. Quando si accorge della mia presenza, smette di muoversi. Sta cercando di fingersi morto? È capace di reazioni così complesse? Tempo fa ho notato che gli amminoacidi alfa degli Zerg hanno gruppi R unici. Ne ho analizzato a fondo qualcuno, i risultati sono sbalorditivi. Gli amminoacidi Zerg sono in grado di combinare la materia delle cellule morte con proteine ordinarie per biosintetizzare nuove cellule. Non soffrono di decadimento cellulare generazionale. In parole povere, uno Zerg non morirà mai di vecchiaia. Si possono rinnovare di continuo, anche se questo comporta cambiamenti radicali nella struttura cellulare. Non potremmo mai sfruttare questo fenomeno a fini biomedici per i Terran. I risultati sarebbero inevitabili e ripugnanti. Ma mi chiedo, e se potessi legare il tessuto Zerg con alcuni nostri metalli per creare delle strutture in grado di autoripararsi? E poi il processo di rinnovamento emana moltissima energia come sottoprodotto. Dovrei vedere se riesco a sfruttarla. Ciao Paxu! Benvenuto nel canale! Siamo alle prese con StarCraft, se non si fosse capito, ma penso di sì. Siamo alle prese con StarCraft, dicevo, stiamo facendo le missioni di Zeratul, scusa, mi sono distratta a leggere cosa mi scrivevano. Con quanta enfasi leggi?
Ti svelo un segreto che non ho mai detto a nessuno di questa chat. Io ho il terrore che la gente non capisca la mia emozione. Quindi, tipo, se mi fanno un regalo, ho paura che la gente non capisca che mi piace. E quindi ci metto molta enfasi. Quindi, se tu entri o mi saluti o qualsiasi cosa, ci metto molta enfasi per dire: sono felice che tu sia qui, benvenuto. Questa cosa di solito la sanno in poche persone. Però non è un segreto universale. Allora, la volta scorsa abbiamo già visto queste cose. E io avevo già deciso che avrei preso la nave scientifica. Anche perché, se non sbaglio, Terra non ce l'hanno, se non nelle come si dice, cooperative. Quindi ricerchiamo questa. Lo so, è un po' triste come storia della serie, che c'è, cioè, che sadness. Però purtroppo è così. Mi faccio di questi pipponi mentali. Comunque, chi ti conosce credo ormai sia in grado di capirti. Non è così facile. Sembra, perché sono una bravissima ragazza, sono una brava ragazza, penso. Nel senso, di solito mi definisco una brava ragazza, però di solito non do a vedere più di quanto io non voglia. No, sanno che sono una sbadata un po' così, però vabbè. Dettagli! No, comunque questa cosa la sanno in pochi, proprio perché poi uno si chiede: ma io gli ho fatto questo regalo, sta facendo così perché lo fa apposta? Perché non gli piace, lo fa apposta? Perché? Quindi, insomma, sembra una brava ragazza, beh. No, no, vabbè. Diciamo che di solito sono... cioè, le persone mi conoscono come una ragazza paziente, in verità non sono così paziente, però... Allora, bioacciaio rigenerativo, navi e veicoli recuperano lentamente punti vita, le unità specialistiche, no, navi e veicoli, abbiamo già visto la volta scorsa, a posto così. Abbiamo quasi raggiunto il picco per unità Zerg e ci manca un po' di più per i Protoss, ma non manca neanche poi così tanto. Come mai la streamer? Allora, la streamer, primo perché ho 26 anni, sono sui computer da quando ne avevo 4-5. E quindi, tipo, ho passato la vita a giocare. Quindi dico, visto che gioco, tanto vale che streamo. E poi perché sono una persona abbastanza asociale. So che non si direbbe, ma è così, non ho mai voglia di uscire, cerco di evitare le persone. E quindi stare qui cerco di obbligarmi sia a parlare con le persone, perché ovviamente ti sto parlando, e sia perché sono una studentessa di medicina e mi rendo conto che a volte magari capita nel lavoro di medico che ci siano delle persone magari poco accomodanti, e quindi vorrei provare a riuscire, cioè a volte capitano tipo che arrivano dei troller qui in chat, e quindi non posso arrabbiarmi, sia perché sei davanti ad altre persone, sia perché comunque non è caso. Quindi lo sto prendendo un po' come un allenamento per cercare di capire che cosa fare con persone che magari non mi stanno simpaticissime. Tu invece streammi, ma non sei un iscritto, giusto? Perché se devi sapere un'altra cosa, prima di andare avanti, ho una memoria molto breve. Quindi io leggo tutti e ringrazio tutti i follower. Se si iscrivono fuori dalla live, li ringrazio via messaggio. Quindi potrei aver letto il tuo nome, se sei un follower, ma non ricordarmi, quindi... nel caso chiedo scusa, è normale. Faccio delle figure barbine per questa cosa, ma è normale. Allora, parliamo con Horner intanto. Accidenti, non so nemmeno cosa significhi l'ultima visione del cristallo. Zeratul stava cercando altri indizi sulla fine dell'universo, ma stavolta era su Aiur. Aiur? Che cosa cercava? Di scoprire perché mai l'unica mente ha creato la regina delle lame. Sarà lei a distruggere l'universo? No, al contrario. Credo che sia l'unica che può salvarlo. Tu, Pax, su streammi, giochi, conosci StarCraft? Quali sono i tuoi giochi preferiti? Racconta, racconta. Che sono curiosa. E poi adesso andremo a fare una missione un po' difficile. E quindi... no, la perderemo. Perché l'obiettivo della missione è perderla. Però... dobbiamo resistere il più possibile, ecco. Almeno 25 minuti, quindi... Stavo controllando i diari di bordo. Quei maledetti Protoss sono sempre un passo davanti a noi. Conoscono dei trucchetti davvero niente male. Non dirlo a me. Dall'ultima volta che ci siamo scontrati hanno imparato qualche mossa nuova. Insomma, andiamo.
Da quando possono teletrasportare la gente dove vogliono? Pensavo gli servisse almeno una specie di portale. Non dove vogliono. Hanno bisogno di un pilone nelle vicinanze o di un'altra fonte energetica. Comunque hanno lavorato per migliorare la loro tecnologia proprio come noi. Ok, vediamo se qua c'è qualcosa di nuovo, ma dubito. Dominio non c'è nulla, veicoli sempre i soliti. Qua avevamo fatto tutto. No, questo devo prendere. Questo lo prendo. Questo lo prendo. Quanto casino fanno? Questo lo prendono. Questo lo prendono, questo lo prendo. A dire il vero è la prima volta che ti guardo. Comunque mi piace ascoltarti. Grazie, che carino, grazie. Beh, allora comunque benvenuto nel canale, insomma. Io faccio stream di un altro gioco. MTG intendi Magic the Gathering? StarCraft 2 mi piace molto, ma sono troppo lento per questo gioco. Beh, io non è che sia un genio. Ho abbassato la difficoltà normale perché è difficile, ce la facevo, ma non cagavo del tutto la chat. E però, insomma, la fai normale. Boh, sì, comunque a volte devi essere un po' veloce, quindi sì, forse. Però vabbè, dai, ci sta. Yes, io ti dico una cosa, Magic the Gathering ho iniziato a giocarci alle medie e ho iniziato alle superiori con le carte, tipo prima superiore, alle medie con Magic the Gathering, la versione del 1997. Sto cercando di signor Orso, che è il mio amoroso, che era qui fino a pochi attimi fa per aiutarmi appunto nel caso con la chat, gli ho insegnato Magic quest'estate. Si è appassionato e siccome c'è Mana Link, che fondamentalmente è Magic 1997, però costantemente aggiornato e ci puoi giocare anche online, io posso collegarmi online e lui no. Perché voglio quello del 1997? Perché quelli attuali, se anche ti puoi creare il mazzo, comunque devi fare un sacco di partite, è difficile, invece con quello era tutto più immediato e quindi sto tipo smadonnando per cercare una soluzione, perché lui va Magic ma non va lo smeraldino che c'è in alto per andare online e quindi sono tipo disperata. Però guarda, Magic the Gathering è un altro gioco che amo alla follia e quindi ti stimo troppo per questa cosa. E aspetta, fammi segnare che dopo vengo a metterti un mega follow, così almeno ti vedo giocare. Qual è il tuo colore, tipo dire così, la tua mana, come la diciamo, preferito? Il mio mazzo fisico era partito come bianco, poi si è incasinato, però generalmente gioco il bianco. La signor Orso ha regalato un mazzo ultrapotente bianco e nero, perché penso che sia una coppiata avvincente. Però una coppiata avvincente no, una coppiata vincente sì. Racconta di Magic, quale versione stai giocando? Allora, possono costruire la stessa struttura? Quello no, questo sì. Anche se posso prenderne anche tutte e due. No. Che conti di cacca ho fatto? Vabbè, comunque i tempi di riparazione vanno bene. PSCV la stessa struttura è un po' meno rilevante, ma va bene così. Gli Elion non ci interessano. Va bene. Va bene. Allora, Ponte Bar Laboratorio. Allora, Paxo, io inizio a giocare. Tu scrivi. Nel caso in cui non ti risponda tipo immediatamente, è solo perché la missione è tipo, non è la più complicata, ma ci sono degli obiettivi da fare e vorrei insomma farli. E quindi ci metto un po', nel caso metto in pausa e leggo. Tu vai. Allora, Cristallo. Ora, amico Raynor, devi assistere alla visione del futuro dell'unicamente, la fine della mia gente e di tutte le cose. Tale sarebbe il nostro destino se Kerrigan morisse. Ok. C'ho l'ansia da prestazione, però andiamo. Credo di voler avere alcuna visione dell'unicamente. Ma se c'entra Kerrigan, devo sapere. Su un mondo oscuro e distante, i Protoss resisteranno un'ultima volta.
coraggiosamente, ma comunque moriranno. E i miei Zerg saranno schiavi degli ibridi. Tutti si piegheranno davanti al potere del caduto. Che spavento! Comunque, cavolo, ho letto molto interessante la cosa. Non so di... cioè, non mi sono mai informata sui tornei, quindi non ti posso dire, ti conosco di nome. Però, cavolo, complimenti. Credo che ci sai fare. Uccidetelo. Complimenti, cavolo, per aver vinto. Con che mazzo, se posso chiedere? Tanto non so le carte, quindi... ora sto giocando su MTG Arena e faccio draft. In verità draft non so esattamente cosa sia, ne ho sentito leggere, cioè l'ho letto, ma non ti so dire che cosa sia. Magic the Gathering Arena è l'ultimo, vero? Quello che è in beta, mi pare. Sto facendo diretta col mio team, quindi boh, dimmi dove ricapitare. Dove ricapitare? Oh, io e l'italiano siamo due cose diverse. Dove trovare le dirette col cioè del tuo team. Vi guardo molto volentieri. Se non sto studiando, vi guardo molto volentieri. Ok. Andiamo. Fratelli Protoss, prestatemi ascolto. È giunto l'ultimo crepuscolo. La galassia brucia attorno a noi. I Terran sono stati distrutti. Noi siamo tutto ciò che ancora resiste all'oscurità. Ma se dobbiamo fronteggiare oggi la nostra fine, lo faremo uniti. Entaro Tassadar! Entaro Tassadar, allora. Annienterò i demoni del passato. Control 2. Allora, dobbiamo essere un po' veloci perché la tecnica che voglio usare è una tecnica abbastanza usata e vorrei insomma cercare di resistere il più possibile. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la terra del bianconiglio. Difendeteci mentre preserviamo il nostro sapere per coloro che verranno dopo di noi. E non compiano i nostri stessi errori. Paxu! Grazie per il follow! Grazie mille! No, non devo scrivere nulla. Grazie mille, grazie, grazie, grazie per il follow. Allora, no, non ho rinominato nessuno. Control 9. Dobbiamo cercare di resistere il più possibile. No, 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 va bene qua, va bene qua. Ok, dai voi. Ho radunato l'ultima delle nostre gloriose flotte. Ok, grazie per le flotte. Il vostro tempismo è impeccabile, ammiraglio Urun. Quando il nemico si alzerà in volo, faro. Ci servirà il vostro supporto. Laboratorio non c'è, vero? No. Ok. Ci bunkeriamo tranquillamente dentro, che non è un problema. Non hai abbastanza minerali. Ok. Chi sono? Va bene. Control 2, Zeratul lo chiamiamo 3. Le nostre pene devono cessare. Gli Zerg hanno svolto il proprio compito, come avevo pianificato. I miei ibridi ne sono la prova. Ora gli ultimi Protoss adempiranno alla loro funzione. Con la morte. Fatto del faro c'era già. Ok, adesso torna a prendere un po' di minerali che... qua siamo nella cacchina. Voi apritevi di corsa pure. Allora... appena riusciamo a creare templari oscuri faremo dei muri, è una delle tecniche più usate, fare dei muri con i templari oscuri in modo tale che fin tanto che
Non c'è un rilevatore. La base è sotto attacco. Ok, tornate indietro. All'oscurità. Ok, allora. Non hai abbastanza minerali. Mettiamo questo qua. Le tenebre, io compaio. Questo qua. Katu. Gli zerg ci stanno fiancheggiando. Dobbiamo reagire rapidamente o le difese perimetrali cadranno. Ok. Non hai abbastanza minerali. Cercate i nostri servi dalle tenebre. Io lo sto facendo qua anche se sono appena arrivati qui, quindi tecnicamente non dovremmo avere Crepuscolo è il mio alleato di queste cose, cioè di questi problemi, insomma, però. Ok, voi fate uno in più, voi siete a posto. I tuoi guerrieri hanno ingaggiato il nemico. Le nostre pene devono cessare. Ok, voi difendete tutto. Dovremmo resistere almeno per una ventina di minuti. Non indugiare. Come ordinate. Quindi adesso presumo che ci attaccheranno di qua. L'ora della fine. Quindi. Non hai abbastanza minerali. Dalle tenebre io compaio. La paura è un ok, fermi qua. Voi dovete un attimo togliervi dalle scatole. L'oscurità è in fermento. Cosa pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie. Cato. E vedrai quanto è profonda la tana del bianconiglio. Chi sei iscritto? Aspettate, eh. Hai bisogno di altro caso. Ma99As, benvenuto, grazie per il follow. Aspetta. No, tu devi salire. Fai a pezzi questo. Ok. Dovete tipo andare qui voi? Non lo so, lo dico così. Cosa desiderate da noi? Ok. Ok, fatevi un attimo. La paura è un'illusione. Da parte. Spero una dar. Ok. Il crepuscolo è il mio al. Sono qua indietro a creare questa roba. Allora, presumo che verranno qua davanti. Quindi. Hai bisogno di altro cazzo per sperare. Sì, sante patate. Dobbiamo fare in modo che da qui non passi proprio più nessuno. Quindi. Ok, vediamo se riusciamo a far passare loro. Vabbè, a parte i colossi che ovviamente ci passano, va bene. Qui abbiamo finito. Dovremmo iniziare a fare un po' qui. Perché non riesco a fare abbastanza gas per spiena? Tutto verrà ricreato nel mio nome. Ammirate la mia più grande creazione. Ovvio, sono un genio. Creiamo un po' di zeloti perché... La mia vita per Ayur. Che stratega, no, sono cose che ho letto. E quindi mi rifaccio, insomma. No. Dove vai? Voi dovete stare fermi, cicci. Ok, tutti fermissimi. I colossi sono troppo teneri, sembrano dei granchioni, è vero, è vero. Io ho conosciuto questo gioco quando ci giocava mio fratello. Preparatevi a un assalto. Quando ci giocava mio fratello e c'erano gli zergling che mi facevano paura. Però sembravano dei cagnolini. Ma cioè, mi sento presa in giro. Vabbè, ok, va bene così.
bene così, fate quello che volete. Non so che cosa dirvi. Che poi mi dimentico di dargli... Allora, se schiaccio H magari... Di qua, di qua, di qua, di qua. Il crepuscolo è il mio. Ok, H. Lì dovremmo essere a posto. Dai, 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 dai. Ok. Ok, tornate indietro voi. Ok. Tutti indietro, allora, tu qua, fermo. Tu qua, fermo. Tu qua, poi. Fermo. Tu qua. Fermo. Me ne rendo conto. Vedete, di qua? Sono tutti fermi, arriva gli Zerglin fin tanto che non c'è un rilevatore. Vabbè, ma perché ci sono quelle che sputano? Ci sono i lama che sputano. No, non è vero. Magari aumentiamo questo. Armi aeree. Ci potenzieremo, cioè ci concentreremo con le armi aeree. Hai giocato in qualche lega? Io ero arrivato in Diamond 1, no. Minimamente, perché mi mette molta, cioè adoro le competizioni, ma mi mette ansia giocare a StarCraft in lega. Gioco a Overwatch in lega, ma anche quella mi mette un po' l'ansia, in verità non amo molto giocare in lega, e poi sono, non ci gioco molto spesso perché gioco soprattutto a Overwatch. Comunque complimenti per il Diamond. NP. NP. Oh, le lance del vuoto mi piacciono. Ma aspettiamo. Aspettiamo perché voglio i portastorm. Non ci posso mettere. Mi despello. Non mi ricordo chi lo dica, ma mi fa sempre ridere, mi despello. Tipo come quando vi abbronzate troppo. Ma tu che razza giocavi, Paxu? Io ho Protoss, però... Non sono nulla di che. Hai 2700 minerali, fai cannoni, bravo, sei un genio, me ne sono completamente dimenticata, mi perdo in un niente. Per questo c'era Orso, solo che Orso è andato a giocare, giustamente. Solo che poi mi perdo in un nulla. A parlare, a pensare. Comunque grazie mille. Ok, poi viene un secondo qua. Intanto noi costruiamo loro. Dai, 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 dai. Ok, tu fermo qua e tu fermo qua. Ok, con voi abbiamo finito. Fino a quando? Ah, è la fabbrica robotica che è deficiente. Hai bisogno di altro gas per spegnere. Ok. Ok, poi tu vieni qua. Vieni, costruisci anche questo qua. Qua, qua. Qua. 1500 forze nemiche. Va bene. Dobbiamo arrivarci alle 1500. Quando verranno? E lo faranno. Verranno per te. Ho un esercito. Noi un Hulk. Ma è Maggio TV! Grazie per il re. Lo sento talmente poco perché di solito mi ostano che mi sono spaventata. Ciao tuo nonno! Ciao Sir Prokinson. Ragazzi, se non vi rispondo subito non è cattiveria, lo giuro. È solo che sta missione mi mette un po' d'ansia, tipo. No, ma qua c'è già la sondiera, sì, c'è già la sondiera. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie. E vedrai quanto è profonda la terra del bianco. Aspettate che questa cosa mi sta sfuggendo di mano. No, te ne cazzate. Allora, aspettate. Unilic, che ma... Aspettate, no, devo mettere in pausa. Perdonatemi, se no non riesco proprio a leggervi. Allora, Unilic, che mappa è questa? È l'ultima missione di... della profezia di Zeratul, stiamo facendo la campagna, quindi è l'ultima missione. E le conosco tutte perché ho visto tutte le campagne giocate da più persone, ma non le ho mai giocate, quindi
Più o meno so come va, ma comunque sta cosa mi crea ansia. Madonna delle rose, toss top. Io sono Protoss, mi sono main Protoss. E infatti la vedo male quando ci sarà il 2 perché gli Zerg non li so usare. Ciao Slig. Ciao Colossal. E la cara mannaggia TV. Ok, Unic. Comunque StarCraft 2 oro, sì. Cioè, non sono brava, non sono per niente brava, però penso che sia, almeno a livello storia, uno dei più bei giochi, se non il miglior gioco esistente, secondo me, poi. Missione stupenda, sì, è vero, molto bella, anche se... Ah, raga, è vuol di... aspetta, Dark Templar mi ha conquistato. È una tecnica che ho visto in giro. Pillola rossa. Resti mappa nel della campagna. Bravo a giocare a StarCraft 2, dovevo portarlo, anche perché il mio dream cosplay sarebbe la Regina delle Lame e intanto sto facendo Kerrigan, quindi Kerrigan Ghost, quindi mannaggia, è un porco e questa missione è brutale, un suicidio, no, ma so che c'è gente che la fa a 12.000 brutale, ma è infattibile, cioè sono normale perché sennò non riuscirei a cagare la chat, in questo momento ho dovuto mettere in pausa. The Meat Grinder. Intendi la striscia di cosi? Donna, gioca StarCraft 2 da sposare. Ringraziamo mio fratello che mi ha introdotto in StarCraft 1 quando ero troppo piccola, me la facevo sotto per gli attacchi Zerg, con gli Zergling. Ah ok, non me la ricordavo. Panda, le stiamo perdendo Orso, mi dispiace. L'ha detto, ciao Tanda, vado a letto, è stato un piacere seguirti. Ciao Paxu, buonanotte, grazie mille per il follow, grazie mille per essere rimasto da me. E niente, ti chiederò il tuo, resti nel paese delle meraviglie. Coso, il tuo nome del team per seguirti. Follow e via, grazie. Io per prendere tutti gli achievement ho sputato sangue, lo so, ma lo farò fuori da. E vedrai quanto è profonda la terra del bianconiglio. Fuori dalla live, insomma. Aspettate che vi ringrazio uno a uno, gente. È l'invasione. Allora, mannaggia, tuo nonno, oh Madonna delle Rose, Unic, Sir Prokinson, benvenuti e grazie per il follow! Siete troppi, mi emoziono. Ma quanto è carina questa qua, non io penso. Grande tuo frate, sì, mio fratello ha dei gusti meravigliosi. Ha dei gusti meravigliosi. Infatti gli fa schifo Fortnite. Detto così proprio a caso. Ci ho giocato anch'io, però non è proprio esattamente... il massimo. Allora, io mi stavo perdendo a parlare prima, obviously, però effettivamente dovrei fare cose. Intanto che non arrivano i rilevatori, io resti nel paese. Guardi, vi ringrazio appena finisco, metto in pausa, giuro. Sì che c'è dei minerali, sì che c'è dei minerali. Perché c'è stata sta botta di minerali? Non lo so, NP. No, 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 come ti sei incastrata? So che sta cosa non è da fare perché perdo minerali, ma vabbè. NP. Ok. Ok, e torna a prendere roba. Ah, tu saresti qua. Vai che vi potenziate. Vai che vi potenziate il raggio. Dovreste essere ancora a quel punto dove si potenziano. Aumentano, sì, infatti. Arriva gente? No. Non ancora, perlomeno. Allora, io non sto ancora facendo unità aeree, semplicemente perché gran cazzi. Dai. Pillola rossa, resti nel paese delle meraviglie e vedrai quanto è profonda la terra del bianco. Okay. Pillola rossa, aspettate, sì, è il follow che arriva, adesso vi ringrazio a tutti. Comunque dicevo che, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, ma va bene così. Qua serve un altro pilone, direi, poi ne facciamo di piloni. Ah sì, che non sto facendo ancora unità aerea perché voglio assolutamente fare il portastormo. È una cosa abbastanza GG Ads, ma vabbè. Io sarò redento. Ok, allora di qua, fin tanto che non ci abbattono le sondine, io vado proprio tranquilla. A parte che cos'era sta cosa? Quanto grossa! Di solito sono così grosse, no? Quanto grossa è? È geniale col muro di Timmy's Food. Dovete sapere una cosa, voi tutti che siete qui, poi vi metto qua insieme, che praticamente ho una memoria molto breve, quindi potrei tipo dimenticarmi nomi, cose, che è normale, però non è cattiveria, giuro, quindi non arrabbiatevi. E i nomi, faccio molta fatica con i nomi, proprio a ricordarmi le cose, quindi... Hai abbastanza
sono dettagli, ma è normale. Non è una malattia, non è solo la mia pazzia. Mao non c'è più, non lo so, Trump Wall. Se siamo in Messico, che ovviamente siamo, sono gli Zerg contro gli USA. Ricordo che sta missione è quella dove devi resistere oltranza, giusto? Giusto? E appunto dicevo prima che ho sentito di gente che l'ha fatta con tipo, cioè fanno le gare, gente con tipo 12.000 uccisioni in brutale, io ho paura del brutale, quindi ok. Gli altri templari, noi abbiamo altri templari, in fondo, so che non dovrei farli. Anche il suolo sotto i vostri piedi porta il seme. No dai, li tengo a parte, li tengo a parte e li metto qua a parte, di solito li fonderei, ma... Ah, li avete già eliminati così? Va bene, ok. Questo non l'avevo mica visto. Non c'è più, no. Vabbè. Non so chi sia, ma le cose salutatevelo. Soprattutto se ha followato, insomma, salutatevelo. Questa è l'ora della verità. Nobile bella Vecchia. Selendis, ci piace così. Facciamo conoscere al nemico l'ira dei adesso campioni so di Aiur. Adesso so cazzo. Esecutore Selendis, scatenate tutta la potenza delle vostre forze. Potrebbe non esserci un domani. Control 2 e vi mettete qua. E Entaro Tassadar, Zeratul. Dai, dai che siete miei. Ok. Ok, a questo punto direi che porta stormo. Ah, ho finito i minerali. Dai, dai, dai che ce li ho, dai che ce li ho. Beh, uno me l'ha fatto bene. Va bene. L'idea sarebbe di fare almeno i 1500 forze nemiche per la ricerca Zerg, mi pare. Però comunque con la ricerca Zerg sono messa a posto, quindi la cosa importante sarebbe l'archivio per altri 9 minuti. Ansia. Va bene. No, io non vi ho detto di venire qua, tipo. Non hai abbastanza minerali. Non hai abbastanza minerali è il mio mantra, gente, sappiatelo. Sappiatelo benissimo. Ah, comunque aspettate. No, 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 no. Partita in pausa. Vabbè che effettivamente siete tutti voi, non è che ci siano nuove persone, però comunque è una cosa che mi dimentico di fare ed è il caso di farlo. E aspettate, era quel punto, sì, era quel punto esclamativo. È una cosa che mi dimentico di fare, quindi vabbè, siete tutti voi, non ci sono altre persone stasera, però comunque è quel che è giusto. Non indugiare. Assolutamente. I templari oscuri, sono lì tranquilli. Qua io per ora non farei nulla. Non hai abbastanza minerali. Dai, dai, 8 minuti qua. Ok. Appena inizieranno a sfondarci il muro di templari oscuri, penso che li unirò a fare il l'arconte. Io sarò redetto. Che in verità sono stata molto triste quando hanno tolto l'arconte oscuro da, StarCraft 2. Ci speravo perché era una delle mie unità preferite, piccola, però. Alla fine non la saprei usare, però vabbè. Ok. E voi, sinceramente, cioè... Cioè, vi devo micrare, io con il micro sono una schiappa, quindi va bene così. Qua, vai che sta per finire. Scudi assolutamente. Potenziamento completato. Ok, fra i due. Annienterò i demoni del... Una mia collega va al BlizzCon quest'anno a fare cosplay. Uff, cosplay di cosa? E soprattutto, che culo. Sarebbe bello, mi piacerebbe un sacco il BlizzCon. Però, certo, devi avere una capacità con latex che io non ho, ma sarebbe figo fare la regina delle lame al BlizzCon. Sarebbe proprio, proprio figo. Io so cucire e basta. Sto imparando un po' al foam solo grazie al mio ragazzo. No? No, loro? Vieni. Ok, tiratemi giù loro. Perché qui ci sfondano. Ok, tornate indietro però. Perché qui vi stanno attaccando. 9.
torna indietro a raccogliere. Dai, 6 minuti, ce la devo fare. Ce la devo assolutamente fare. Non faccio tettorate qui perché hai ha la voce Asmr. Io? Serio? No, forse è il microfono che piglia poco. A fare cosplay. Overwatch. Overwatch. Qualcuno di voi gioca a Overwatch? Di solito mi vedete giocare a Overwatch, ma perché sono con gli amici. Però prima o poi farò anche un cosplay di Tracer. Perché ha fatto. C'era un filtro su Facebook dove potevate tipo fare la roba con la faccia di Tracer. L'avevo usato e tipo, per ovazione popolare, mi hanno detto fai Tracer! E quindi, visto che mi piace, anche se il mio sogno di Overwatch sarebbe Mercy, perché gioco Mercy. Però visto che mi piace Tracer, farò Tracer appena avrò tempo. Qualcuno di voi va a Lucca? È un complimento, tranquillo. Anche non lo fosse, non è un problema. Cioè, non è che mi ha insultato. No, è che so che molti odiano l'Asmr. Io lo amo, cioè lo amo. Non è che lo ami molto, dipende però insomma da che cosa. È arrivata la porta a storm. Dipende che Asmr. Se c'è qualcuno che sgranocchia sottofondo, mi parto nei 5 minuti e ti tiro una manata in faccia. Però. Come fu il vostro inizio, così sarò la vostra fine. E siccome queste puntate stanno andando tutte su YouTube, per chi non conosce la storia io dico inizio e fine, è già un riferimento a StarCraft 3 fondamentalmente, però appunto sono cose che si vedranno più avanti. Ma qua, cioè, intanto che non arriva nessuno, ti hanno messo la sondina, poi arriva gli zergoni alla volta, che cacchio meno. Perché questa è poi col cristallo in mano. Vabbè, è un cristallo perso, va bene. Non importa. La base è sotto attacco. No, intanto che arrivano così, va bene. Intanto che arrivano una alla volta, va bene. E se arrivano tutti assieme, è un casino. Passano sempre una volta. Io continuo a costruire, cazzo meno. Senza futuro. Va bene, così. No, io asma di gente che mangia, no? Altri tipi di asma, sì, sì. Beh, dipende, se mi dici, tipo, no, ma vedi che è più grande del normale. Omegalisk, se mi dici, tipo, gli animali, quelli mi piacciono. Asma di gente che pialla, signor Orso è un falegname, quindi, anche col ci sta. Neanche a me piace eating, licking e cose così, ascolto solo whispering e soft spoken. Sì, eh? Dipende, cioè, a volte sì, a volte no. No, me lo mandi avanti, mi va. No! Ti meriti di morire, sante patate. Sì, ma. Sante patate. La base è sotto attacco? No, ok, per ora è tutto sotto. Allora ha raggiunto il massimo? Siamo pronti. Va bene. Va bene. Allora adesso potenziamo e basta. Esclusivamente giapponese, lol la pialla. Anche hand movement mi piacciono. Sono. Cioè, immagino che cosa. Ah, adesso arrivano, chissà. Sì, tiratelo giù. Perché qui ci stanno arando. Ok. Niente, allora adesso lo riformiamo, ma il mio fratello è patatina. No, gli è andato 5. Hai bisogno di altro gas per spene. Altro gas per spene. Non dai, sono altro le tenebre, io okay. Compaio. Hai bisogno di altro gas per spene. Voi andate qui perché se c'è il rilevatore, no. No, non c'è il rilevatore. Allora vi metto qui. Sotto attacco. Non è un eccessivo. Annienterò i demoni. Serio? Va bene. Va bene. La migliore che conosco è una tipa coreana. Perché cos'è che fa? Hai bisogno di altro. Io ho sentito di gente che legge libri, ma
Dipende, qualcuno ha una bella voce, mi piace anche, ma qualcun altro mi irrita e basta. Dopo la guardo, unique. Questo per me è il video migliore in circolazione, dopo guardo anch'io. Tanto ha sotto Twitch aperto, quindi posso sempre recuperarlo più dopo. Sì, ma io vorrei che tu stessi qui. Dai, ancora un minuto di... insomma di... siamo pronti. Con piacere. Bisogna resistere. Ok. Io qua non ho altre cose per la ricerca. Tanto qua le ho già fatte tutte. Qua ne ho fatti due, va bene, anche qua ne ho fatti due, ok. Perché ce n'era già uno. Ma nella fretta non ho guardato, ho fatto. Sì, però esatto, mandameli quei rifornimenti, non perché... non avete dove nascondervi o dove fuggire. Fa tante cose, fra cui anche cose che non mi piacciono, tipo appunto quella roba del mangiare, no? Dite a me. Qua si stanno preparando. Io sarò redento. No, qui no, Ciccio, vieni eliminato l'istante proprio. Ok, così va bene. Ok, proteggere l'archivio Protoss l'abbiamo fatto, adesso vediamo. Stiamo in privato, no. Questi neanche escono. Questi ok, più o meno. Va bene. Va bene. Boh, forse in versione normale è fin troppo normale. Cioè, fin troppo facile, forse. Ah, no. Qua no. Qui non me l'aspettavo, lo ammetto. Vabbè, le fenici ovviamente sono le più veloci, no? Dai, qua. E poi distruggete il resto. Va benissimo. Sì, però a me scappa la pipì. È tardi. Quei 5.000 di minerali che stai bancando, ti suggerisco di farci cannone tutto intorno all'archivio. No, ma l'archivio è già sistemato. Piuttosto io mi bunkererei qua sopra. Nel senso che sì, sarebbe meglio, diciamo, sistemarmi subito, ma l'archivio. Però preferisco sistemarmi qui, insomma. Però scusate che parlando mi distrago. Come sono passati? Ah, ecco perché, sono una ritardata. Ok. Voi finite il lavoro e... era tu, ci sta lasciando le penne, eh? Ok. Va bene. Ci piace così. Voi rimanete di scorta. No, non tu. Voi rimanete di scorta, però, all'effettivo. Ok. Tutti fermati, tutti bloccati. Va bene così. Voi quattro rimanete di scorta. Psss, perché psss? Devo farlo io. Unique blah. Si vede che è una donna. Guardate quanto sono ordinati quei cannoni. Oh, odio. Odio. Quando la gente anche i piloni li mette a caso. È una cosa che odio. Ma tanto, non poco, tantissimo. Occupano tantissimo spazio. E notate che nella vita sono casinista, cioè sono incasinata proprio. Io sarò redento. Ma è una cosa che proprio odio. Ma di qua non mandano mai rilevatori, cioè meglio così, però. Ma non ho tornato indietro, che ho fatto avanti non va mai bene. Ok.
Ok. Voi tornate indietro. Infatti, cicci. Non usiamo troppo. Io però questi lascerei qua perché il rilevatore mi rimanda sempre qui. No! 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 Come sei incastrato? Dai, ma serio? Ma puoi? Ditemi che non sono l'unica psicopatica a mettere tutti i cannoni in ordine. Please. Perché mi sento fuori dal mondo. Sera, hai ragione, però anche io sono così con le strutture. No, ti giuro. Mi manda fuori fuori di testa a vedere i cannoni o le piloni a caso. Intanto che arrivano uno a uno, non ce ne frega nulla. Parla il gerarca Artanis, al comando della scudo di Agio. Artanis! Siamo a portata dei campi matrice. Avviare richiamo di massa. Che persona meravigliosa che Artanis. Ok. Fratelli, unitevi. Rimane poco tempo. Tutto ciò che resta della nostra razza, okay. Della nostra civiltà. Dov'è il nucleo? Cioè, il nucleo, la nave madre. Fidatevi gli uni degli altri. Colpite con un'unica volta. Nella nostra ultima battaglia. Lasci una memoria così fulgida da essere ricordata in eterno. Entaro Tassadar. Entaro Artanis. La base è sotto attacco. No, no, ma sante patate no. La base è sotto attacco. La battaglia. Ok, qui. No. Ok, ne mettiamo uno qua. Ok, ne mettiamo un altro qua. Ai. La fede, prima della morte. Ok. Signori? Noi prevarremo. Ok, niente, ok, stanno iniziando a sfondare gente. Ok, fermo qua, H. E fermo qua, H, ok. C'è una cosa che non sopporto, ditemi se anche voi non la sopportate, perché potrebbe essere. Ma questi libri. Sti cazzi, come li hanno tirati giù tutti? Io sarò redento. C'è una cosa che non sopporto, cioè coloro che giocano senza mettere i numeri. Ditemi, vi prego, che anche voi fa questo effetto. Sante patate lol. Patata sempre sale. No, e allora. Qui mi hanno sfondato. Urca, qui mi hanno sfondato, gente. Vabbè, niente, va bene così. Va bene così. Allora, patata sempre sale, io però sono etero. Posso quotare, ma. Bravo per le Barax. C'era un essere tra voi che avrebbe potuto compromettere il mio piano. Ma nella vostra avventatezza l'avete scambiato per la vera minaccia. La regina delle lame. Come avremmo potuto saperlo? Sì, intendo i gruppi di controllo. Sti cazzi. Iniziate a tirare giù questi cicci. Voi venite qua. La paura è un'illusione. La battaglia. Infatti qua. Via. La base è sotto attacco. Ok, voi unitevi tutti. Dite a me. Ok. Comunque sì, non sopporto chi non mette gruppi di controllo. È più forte di me, perché non ce la faccio. Allora, andiamo qua. L'unione compiuta, che fighi. Nel trailer, quello di StarCraft. La fede, prima della morte. Gruppi di controllo, sì. E dicevo, non so se l'ho già detto, molto bene per le Barax, nel senso che... Vuoto. Cioè, quando magari sei in posti molto piccoli non riesci a sfruttare spazio ed è una cosa che
Mamma mia. Giacimento minerario esaurito. Ok. Voi state continuando a costruire? Sì. Tu sei ferma, quindi abbiamo un altro tuo di cristalli. Giacimento minerario esaurito. Lo so che giacimento minerario esaurito. Che ci devo fare? Che ce devo fare? Giacimento minerario esaurito. Potrei mandarli nell'altro, però penso che farò avanti e indietro nel caso. È arrivata la porta storm. Ok. La base è sotto attacco. No, non l'avevo visto. Produce unità, lo so, ma sto cercando di produrre porta stormo. Si vede che non sei Zerg. Sì, poi se metti male le cose ti si incastrano le unità, tipo. Lol, quando avevo appena cominciato a giocare. Perché si vede che non sono Zerg? La fede, prima della paura. Cioè ci sta, assolutamente. Sono un incapace totale, però. Produce unità, sì. Te che raduno anche a te. Magari muoviamoci. Ok, 5, produciamo. Che cosa produciamo? Abbiamo tanti minerali, quindi giustamente produciamo zeloti. La mia vita per Aior. Qua c'è altra gente ferma, io gli faccio fare la sporetta avanti e indietro da qui. E chi si è visto si è visto. I tuoi guerrieri hanno ingaggiato il nemico. Ok. Ma tipo tirate giù tutti quanti proprio. Ok. Prendiamo lui perché vorrei in verità farne un po' tardi, ma vorrei creare. Sì, non so i tasti rapidi, proprio per la cosa della memoria che dicevo prima. Lo so che sono sotto attacco. Vabbè, non importa. Qualcuno è tornata. Qualcuno no. Magari voi fate degli antisgamo proprio. Ma magari facciamo così proprio. Vabbè, è un po' sprecato, ma ci sa mai, insomma. Mitz e Panda, ma quanto lo stai tenendo? Ma guarda che è in versione normale, è ovvio che uno le tenga tantissimo. È easy così. Hai bisogno di altro gas per spegnere. Stai bancando un sacco di minerali, ma sempre meno di mannaggia, lol. Perché usi gruppi di controllo? In che senso perché usi gruppi di controllo? Comunque di solito non banco così tanto, se non alla fine del gioco. Però, vabbè. È giusto così, in fondo. Ok, ne ho tolti anche fin troppi, però va bene così. Ok, voi, ecco, bravo. Lo so, giacimento minerario esaurito. Dividetevi, fate cose, riproducetevi. Se solo avessimo agito prima. No, Artanis! L'avevo visto che l'ha messo male, però mi dispiace. Il mio piccolo Artanis. Artanis, scusatemi, sto dicendo cagate, zera tu. Voi dovreste tipo venire qua. Le sandine, che belle che sono! Allora, ecco, infatti mi sembrava che non stessero costruendo. Hai bisogno di altro gas. I vostri sforzi. Forse anche chi gioca a Zerg non li usa, però. Forse perché chi gioca a Zerg non li usa. Ah, quello che lo intendeva era, si vede che non giochi Zerg perché usi i gruppi. Ah, ok, scusami. Ingaggio il nemico. Mi dispello. No, comunque. Assolutamente. Io senza gruppi di comando esplodo, cioè non ce la faccio proprio. Oi, Ciccio, dove pensi di andare esattamente? Non sei in libera uscita? Va bene. Ok. Voi vi mando qua. Beh, che un'altra cosa che odio in verità è chi manda la sondina, o il drone, quello che è, con in mano
con in mano il cristallo dentro in miniera. È una cosa che mi ha insegnato mio fratello che non si fa assolutamente, perché perdete il cristallo. Già, io ne ho perso uno incastrandolo lì. Le tue sonde sono sotto attacco. Lo so che sono sotto attacco. No, 5, costruiamo Zeroti come se non ci fossero domani. Dai. Questa missione non pensavo sarebbe durata così tanto, probabilmente è perché è il livello normale. Volevo andare a giocare un po' su Overwatch, ma la vedo male. La base è sotto attacco. Ah 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 ah. Aurora Terra. Sì, effettivamente non ha più molto senso stare lì davanti a proteggere. Potrei anche stare qua dietro e forse fare prima senza vedermi ammazzare, però. La base è sotto attacco. Infatti. Intanto che riesco li proteggo così e di andare. Giacimento minerari. La base è sotto attacco. Sì, so che sei da solo, ma vorrei che tu affrontiamo il nemico. Mi costruissi qualche cosina qui. Quando vedo che non riesco più a tenerlo, va, cioè nel senso mi ritiro. I tuoi guerrieri hanno ingaggiato il nemico. Qua ha continuato a costruirmi queste. Sotto attacco. No, che cosa ho fatto? Ma va bene così. La base è sotto attacco. La mia vita per Aion. Ah ah ah. I tuoi guerrieri. Ce ne sono. Semplicemente troppi. Vabbè, niente, voi andate qui. Se riescono a sfuggire, qualcuno è sfuggita. Almeno le più importanti. La base è sotto attacco. Sì, sì, va bene così. Più tutte voi, perché poi vi conosco. Andate qui e poi andate qui. Comandante maestro di fase, cosa ho fatto? Poi, poi, Cici, poi. Sta avendo anche una certa fame. Ogni tanto porto il cristallo quando, quando scouto base nemica, tipo presente per augurargli good luck. Beh, ma ci sta quando, cioè se voi mandate una sondina a costruire, una sondina, un drone, insomma, a costruire, e poi tipo, cos'è, shift e C torna indietro da sola, per non piacere, è utile quel cristallo. Però, poi ci sono io che mi dimentico questa cosa. Ah, altro gas per spene, ciao, è stato bello. Va bene così. Non possiamo più costruire nulla. Nave madre, è stata carina, ma non così avanti. Sì, no, ma magari rientrate un pochino, Cicci. Perché siete belli, ma se vi mettete davanti a tutti proprio no. Tu vieni più qua. Dai che ci manca poco, se mi sbaglio, per fare il secondo achievement. Il secondo achievement ci sta benissimo. Tirate giù questi. Ok, tiratemi giù quello. Da che così è esposta la nave madre? Forse non è stata una grande idea. Avere un ingaggiato nemico. Che nostalgia, l'Arconte Toilet. Cos'è l'Arconte Toilet? Ma la mamma è il Vortex, vero? Non sono abituata. Non sono. È un mio errore. Non sono abituata, vabbè, in questo caso, perché comunque il nucleo della nave madre lo usavo. Ma non sono abituata a gestirmi i, come si dice, gli effetti speciali?
No, i poteri, diciamola così. La nave madre è il vortice, ti suggerisco di usarlo, avete ragione tantissimo, tipo qui. Ok, sì, ma tanto qui. Voi magari rientrate, ecco, sarebbe carino se rientraste. Ma io mi sono dimenticata totalmente di loro. Tiratemi giù questi. Ok, sono un genio io. Certo che ce li ho, non li uso. Dove sei? Dove sei? Non l'avete usata? Ok, ti. Ok. Okay. Io che pensavo, avevo già paura di non finire l'archivio e invece stiamo durando anche più di quanto mi sarei aspettato. Va bene così. I tre si stanno. Vabbè. Ma comunque io con quel poco che mi avanza farei ultime cosine proprio. La mia vita per Ayur. I tuoi guerrieri hanno le terre. Ok, tu magari no. La base è sotto attacco. Loro magari sì, che sono l'uno, ma tu magari no, che sei tre. Ti. Torno al vuoto. Mohandar, di lui non mi ricordo, devo essere sincera. Carina. Artanis. Avremmo potuto saperlo. Vabbè, niente, è finita. GG, raga. GG. No, niente. Finita morta, niente, va bene. GG. Perdonatemi, grande Tassadar. Sono stata abbastanza forte. Selendis. Che meraviglia. Perché voi qua? No! Gente, sono così ritardata, serio? Vabbè, tanto comunque è destinata a finire, Sono così ritardata. Le abilità, occhio alla panza. Era data dalla panza? Chi è la panza? Ah, mio padre, forse. Lo aggredisco quando lo facevano a te. Vabbè, niente, comunque, insomma. È la fine della profezia di Zeratul. Io, raga, parto. Signori. Attaccate lui! No, lui. Attaccate qualcuno. E dicevo, signori, è la fine della profezia di Zeratul. Questo dovrebbe succedere nel caso in cui, insomma, beh, però un danno gliel'hanno fatto, nel caso in cui la regina delle lame venga annientata. Gigi! Dark on Toilet mi ha fatto rompere tre tastiere. Ah, Toilet intende la tia, la tempesta? Come voi il vostro inizio, così sarò la vostra fine. La vostra luce si è consumata. È ormai estinta. Scusatemi, perché voi avete scritto, ma mi si è... Che capelli ho? Ma mi si è bloccata la chat. Ah, no, non avete scritto nulla di particolare. Va bene. Questo è l'Arcon Toilet. Aspettate che me lo apro e poi me lo guardo. Ok, grazie mille. L'Arcon Toilet è il vortice della nave madre... Ah, ok. Nel quale butti una manciata di arconti. Quando finisce tutte le unità sono aggruppate, dato che gli arconti fanno danno a OE, one-shottavano tutto. Ti prego, guardalo in stream. Facciamo una cosa, rimanete qui, perché volevo questa cosa poi la pubblico su YouTube. Rimanete qui, finisco di parlare con le persone alla fine di quello prima di passare a Overwatch, che è tardi, però vabbè, un paio di partite me ne faccio. Devo finire l'arcade e ce lo guardiamo in streaming, quindi se aspettate proprio 2 minuti che parliamo con tutti, ce lo guardiamo. Missione Zeratul, uccidi... Beh, dai, queste cose le ho fatte. Minerali raccolti, unità nemiche uccise, va bene, nulla di che. Adesso non ricordo se parte subito un altro racconto o no. No, non c'è un cinematics. 4.46, ma che voglia c'ha di stare sveglia alle 4.46?
Amico Raynor, ora sei testimone della verità. C'è una presenza malevola nel vuoto che cerca di distruggere tutto ciò a cui teniamo. È possibile che questo caduto sia uno Xel'Naga? Dopo tanto tempo, è possibile che gli stessi dei vogliano la nostra distruzione? E Kerrigan, faccio fatica a credere che la maledetta regina delle lame impedirà la distruzione di tutto ciò che conosciamo. Raynor, presto potresti avere il destino di Kerrigan nelle tue mani. So solo che ella deve vivere. Ma fai attenzione, vecchio amico. I mastini del vuoto sono a caccia. Ok. Verità è... Sì, no, dai, una partitina ora ce la farò. Allora, visita al laboratorio. Parliamo con Tosh. Ehi, fratello. Hai l'aria di uno che ha bisogno di bere. Ho vissuto l'ultimo ricordo che Zeratul ha inserito nel cristallo. Era uno sguardo sul futuro. La battaglia contro gli ibridi. L'apocalisse. In qualche modo Kerrigan è la chiave per impedirlo. Chi può dire come gira la ruota? Io so solo che va avanti un ciclo alla volta e che la persona che ha visto il futuro dovrebbe tenerne conto. Le visioni sono un dono e una maledizione. Ma è inevitabile. È questo che devo sapere. Chi può dirlo? Ti ho sentito dire che siamo chi scegliamo di essere. Se questo è vero, il futuro non si può correggere. La storia della ruota non c'era mica, ne parlavano anche in Fast and Furious. Magari ricordo male. Cerchi il sapore della cucina di casa lungo le autostrade dello spazio? Fermati da Bubba's Gas & Grub. Abbiamo dog formato maxi con ali di mutalisca alla griglia e una ricarica al plasma gratuita per chi fa il pieno. Bubba's Gas & Grub, la casa del camionista spaziale, lontano da casa. Ali di mutalisca alla griglia, laboratorio. Tubo di stasi lo guardiamo, la console di ricerca la vorrei guardare la prossima volta perché c'è un discorso da fare su il dottor Narud, che farò la prossima volta. Tubo di stasi, leggiamo questa cosa. Allora, il campione sta cercando di scappare, ha individuato diversi nuovi acidi nella soluzione nutritiva, col tempo distruggerà il tubo. Mi chiedo se il comandante Raynor può lasciare qua giù qualche marine. No, deciderebbe di distruggere il campione. E questa cosa non mi ha ancora insegnato tutto quello che può. Passo avanti. Ho somministrato una parte del tessuto delle radiazioni sigma concentrate e questo ha rallentato in modo significativo la crescita e il movimento. Ci vorrebbe parecchio lavoro per rilasciare tutte quelle radiazioni in battaglia senza danni collaterali, ma potrebbe valerne la pena. Altro passo avanti. Spaventoso questa volta. Ho tracciato la mappatura del DNA di un tessuto cerebrale e l'ho usata per risalire indietro nel tempo di migliaia di anni, fino a isolare la specie originaria dell'unica mente Zerg. Non è abbastanza per clonarla, ma potrei studiare questo filamento per capire come faceva a controllare gli Zerg. Penso che questa sia l'ultima evoluzione perché con la console dovremmo aver finito. Sul ponte parliamo con Matt. Sembra scosso, signore. Qualcosa non va. Zeratul l'ha definita una visione del futuro. Erano molti più protoss di quanti pensiamo ne possano esistere. Ma non erano sufficienti a fermare gli ibridi. E Kerrigan? Non doveva fermarli lei? In questa linea temporale lei era morta. Avevamo ucciso noi. Ecco ciò che Zeratul ha cercato di dirci per tutto questo tempo. Lei deve sopravvivere. Siamo spacciati. Ok, infine in armeria se Swan c'ha qualcosa da dire. Oh, che diavolo ti prende, cowboy? Hai un'aria da schifo. Stai ancora pensando a quella ragazza? Più o meno. Ho appena ricevuto brutte notizie su cosa potrebbe succedere se non la salviamo. Secondo me non ha senso preoccuparsi per quello che potrebbe succedere. Se posso darti una mano, fammelo sapere. Ok, qua non penso ci sia nulla da...
No, infatti abbiamo già potenziato prima, quindi va bene così. Allora, il video finisce qui per quanto riguarda StarCraft. La prossima volta quindi ricominciamo con le missioni classiche, standard. Cercheremo anche, non la prossima volta, ma insomma, quando sarà il momento di... Vedo che ti hanno fatto una redata crassa, più che crassa, molto crassa. Proprio cicciona, trasudava olio, come le frittelle. Comunque dicevo, la prossima volta andremo avanti così, cercherò anche di fare la missione quella segreta. Ah, scusate, ciao YouTube! Scusate, l'ho letto adesso, non me l'avevo mostrato. Quello era vivo un quarto di miglio alla volta. No, quello sì, ok, la classica, ma allora c'era qualche altro film dove ne parlavano. Non importa. Faccio mie considerazioni. Allora, dicevo quindi, per quanto riguarda YouTube finisce qui.